con Paolo Mazzotto, presidente della Fondazione BNL, al termine del convegno con i compagni di viaggio di Libero. Uno tra i temi più importanti è quello della lotta ai patrimoni mafiosi, uno dei punti cardine, diciamo, nel contrasto alla criminalità organizzata. Come si può intervenire, in che modo, diciamo? Ma io, come ho avuto modo di dire, sono contrario a diventare un esperto di quello che voi fate meglio di chiunque altro in Italia e non solo in Italia. Credo che proseguire e assistere Libera sia il modo migliore per consentire a Libera di essere un po' il portavoce di questo modo di pensare e di vedere, ricordando come un paese civile si misura anche sul tasso di legalità e sul tasso di capacità di contrastare quelli che sono gli effetti criminali o criminogeni più evidenti e più intralcianti la vita normale del paese. Quindi stare vicino a Libera, dargli sostegno non solo con interventi mirati a specifici progetti, ma farvi sentire sempre più una vicinanza, direi, di carattere etico-morale, una vicinanza sui principi fondamentali. Esattamente, lotta ai patrimoni mafiosi, l'altro grande problema, l'altro alto cancro è la corruzione. Libera nel 2011, quest'anno, ha lanciato una grande campagna per contrastare la piaga della corruzione, invitando il Parlamento a prendere la propria responsabilità. È un problema che coinvolge anche naturalmente il sistema economico. Qual è l'impegno di una fondazione come la BNL anche in questo versante? L'impegno della BNL è sui comportamenti quotidiani. Bisogna operare in modo estremamente trasparente, estremamente corretto, applicando quelle normative che sono state anche ricordate, di quella che è la lotta contro la criminalità. In che modo? Adottando e seguendo scrupolosamente quelle che sono tutte le norme, ad esempio sull'antiriciclaggio, quindi operando, applicando scrupolosamente quelle che sono le normative sull'antiriciclaggio e contro il conosci bene il tuo cliente, quindi evitando proprio le entrate, i rapporti con chiunque non abbia una limpidezza strutturale e sostanziale, ma operando quotidianamente con quello che io chiamo più un discorso morale che non un discorso solamente di etica, ricordando che l'etica sono regole, la morale è dentro ciascuno di noi, se ce l'ha magari dentro l'anima. Grazie mille, Presidente.